Bella a tutti ragazzi, qui è Justice, oggi siamo tornati con la recensione di Radamel Falcao. Come vedete lo utilizzano in questa squadra, se non avete visto lo squad builder vi lascio il link nella descrizione insieme alla pagina di Footed con tutte le statistiche approfondite. Questo giocatore che è stato diminuito di 1 rispetto alla versione di Ultimate Team normale, 24 partite, 31 gol e 9 assist, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole. Bene, iniziamo a parlare di questo giocatore, 1,76 m d'altezza. Iniziamo ad analizzare pro e contro. Primo pro, senz'altro, la finalizzazione. Infatti da dentro l'area con questo giocatore non sbagliate mai. 9 volte su 10 è gol. Un cecchino implacabile, come direbbe Sandro Piccinini. Veramente eccezionale. Finalizzazione è incredibile. O il portiere fa il miracolo oppure è gol. 9 volte su 10. Andate tranquilli. Altro top. 4 stelle skill unite alle 4 stelle piede debole. Fanno di questo giocatore un giocatore abilissimo nel dribbling, anche grazie alla sua agilità che è molto alta. Infatti, come vedete in questa clip, lui va due skill, si libera dal difensore e va al tiro. Tiro dalla distanza che non è né un top né un flop, è abbastanza buono, decente, c'ha 79 di long shot, niente di che. Comunque alcune volte fa dei bei long shot, altre volte delle ciofeche, però dettagli. Ma questo non è un giocatore da long shot, questo è un giocatore da area. Un cecchino d'area. Allora, altro top. Colpo di testa, come tutti potete immaginare. 89 sulla carta. Nonostante sia alto solamente 1,76 m, questo giocatore di testa è implacabile. Tra poco vedete una clip che vi dimostra quello che sto dicendo. Veramente implacabile. Da qualsiasi posizione, se ha un po' di spazio di testa, non sbaglia. Non sbaglia Falcao. Ecco, vedete qui, Rodriguez sulla fascia, cross in mezzo, da posizione impossibile, gol di testa, assurdo. Cioè, io ho appoggiato il joystick e ho detto, ma che cazzo, ma che cazzo? Quindi, veramente incredibile. Andiamo con un altro top che mi ha veramente colpito, l'aggressività. Aggressività di questo giocatore, top inconsueto, ma che è veramente incredibile. Falcao ogni qualvolta perde il pallone è subito pronto a recuperarlo e andare a tirare e anche segnare talvolta. Veramente l'aggressività è buona, è ottima, è ottima, è ottima. Per quanto riguarda i passaggi, non sono né top né flop, sono decenti. Aperture di gioco abbastanza buone. Poi comunque non è un giocatore con un passaggio incredibile. Fa il suo, diciamo, niente di più, niente di meno. Andato a analizzare l'unico contro, anzi, cioè la forza fisica che non mi è piaciuta per niente, soprattutto quando era fermo questo giocatore. In corsa resisteva abbastanza bene, ma da fermo veniva sopraffatto da qualsiasi difensore di stazza abbastanza grande. Qui vedete il riepilogo di pro e contro. Pro finalizzazione, colpo di testa, 4 stelle skill, aggressività. Contro forza fisica che però lo penalizza veramente, veramente, veramente tanto. Il voto che ho deciso di dargli è 8,5, nonostante mi sia piaciuto molto, la forza fisica ha fatto abbassare il voto in maniera esponenziale. Detto questo, la review è terminata. Questo giocatore vi consiglio di usarlo in un attacco a due con un giocatore molto rapido, in modo da bilanciare il colpo di testa con la rapidità. Bene, la review finisce qui. Se vi è piaciuta lasciate un bel like, cerchiamo di raggiungere i 10 like, commentate con le vostre opinioni e fatemi sapere se l'avete provato. E iscrivetevi se non lo siete già. Niente, questo è tutto. La review finisce qui. Radamel Falcao! Bella a tutti, ragazzi!